Bea, cosa dici dell'ultima spazzolata? Ti mancherà. Ultima pulizia per la scudona, ragazzi. È l'ultimo giorno con questa macchina. Lavori forzati. Non ho più niente. Sottopagati anche. Oggi mi viene consegnata finalmente l'auto nuova. Però non voglio perdere troppo tempo e non voglio farvi rimanere troppo sulle spine. Finiamo di aspirarla, torniamo a casa e ci vediamo dopo la sigla già con l'auto nuova. Ragazzi, nel video dove vi ho detto che ho comprato un'auto nuova, non ve l'ho neanche mostrata, non vi ho neanche detto cos'è, vi ho tenuti sulle spine. Avete insultato perché non vi ho fatto vedere l'auto. Ma in questo video ho deciso di non tediarvi troppo. Infatti, vi presento la mia nuova auto. Ma ti fai? Ma ragazzi, ma mi pare che compro un Audi, ma non posso comprare un Audi. Le Audi gli ho messo una pietra sopra. Belle, tutto quello che volete. Ma mi spiace, ma la pomata ancora io non me la metto la mattina. Ragazzi, in realtà questa è l'auto di mio papà. Audi TT 3002 V6 del 2006. È veramente figa, sembra di essere su un go-kart, rigidissima. L'unica cosa che è minuscola, ragazzi. Adesso vi spiegherò perché vi mostro questa auto. Prima vi ho detto che davamo l'addio alla Skoda. In realtà no, quella macchina lì la terremo in famiglia perché i miei genitori volevano proprio cambiare auto, siccome questa è troppo piccola, ragazzi. In realtà cosa abbiamo fatto? La mia Skoda la darò ai miei genitori, loro in cambio mi hanno dato questa TT che il concessionario di Pistoia dove ho acquistato la mia nuova auto mi ha valutato abbastanza bene e quindi abbiamo deciso di fare questo scambio con i miei genitori di queste auto per compensare il valore della mia Skoda. L'ho spiegato bene, giusto? Sì. Alla Bea dispiace molto che diamo via la TT perché gli piace molto come auto, ma ragazzi è giunto il momento di avviarci verso Pistoia per andare a ritirare veramente la mia nuova auto. La Bea rimane a casa e poi vedremo la sua reaction. Viaggetto comodo. Sarai contento di prendere una macchina più grossa adesso, no? Sì, sì, sono contento, ma a me va bene anche questo. Siamo arrivati, Tino! È bella incazzata? È bella incazzata. Ragazzi, a vederla dal vero è tutt'altra cosa che in foto. Colore, secondo te? Colore topperia. Sì. Sono proprio morbidi. Il sedilino in alcantarino, guarda che bello. Non mi devo allontanare dalla tua faccia, sennò la spoilerò. Allora, ragazzi, c'è l'accensione della macchina. Mai sentita accesa, eh? Ah, però! Ah! Puoi denotare il sorriso. È un bel rumorino? Bel rumorino, stupendo, meglio dell'Audi. Ok ragazzi, ieri eravamo troppo emozionati. Ci siamo completamente dimenticati di filmare la macchina, di mostrarvela. Cioè, l'abbiamo provata. Vi giuro che nella mia testa non c'era il filmarla. Ma noi l'abbiamo ancora fatta vedere? Però adesso basta tenervi sulle spine. Vi presento la mia nuova auto. They got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. Depression be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm going to go through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon it double. Hyundai i30N. Ragazzi, magari tanti di voi non conoscono questa macchina. Ed è proprio per quello che l'ho presa. Io non volevo comprare una classica Audi, Mercedes, BMW. Che sì, molto belle, assolutamente. Ma viste, straviste, riviste. Volevo un'auto sportiva. Sportiva, concepita proprio con l'idea di emozionare e soprattutto che non si vede spesso in giro. Qualcuno di voi ci ha azzeccato, l'avevo letto nei commenti, ho dovuto stare schiscio, non mettere nessun like di qua di là. 280 cavalli
trazione anteriore. Dite, trazione anteriore, meglio posteriore, che fai driftate, meglio 4x4. Ragazzi, vi consiglio di provare quest'auto a trazione anteriore e capirete che anche la trazione anteriore può essere molto, ma molto divertente. Ho deciso di prenderla di questo grigio perché l'azzurrino ce l'hanno tutti su questa macchina, quindi volevo qualcosa di diverso. E mi piace, devo dire che è assolutamente figo, molto molto incazzata così, è la macchina di Batman. I cerchi, ragazzi, sono veramente incredibili per essere di serie, è pazzesco. Sedili sportivi con anche la N che si illumina dietro la schiena, veramente una figata unica. Volante molto particolare perché trova due tasti che accendono la vera magia di quest'auto. Allora, ci tengo a precisare che nessuna modifica è stata fatta a quest'auto. Questo è il rumore a valvole chiuse, ragazzi. Adesso invece sentite, premendo il tasto magico sul volante con la bandierina a scacchi, che cosa succede? Ragazzi, non l'avete capito, in camera non renderà perché l'ho sentito anch'io dal telefono e non rende. È pazzesco che Hyundai sia riuscita a fare una macchina di stock, di base, con questo scarico. E la cosa incredibile è che quando schiacciate questo magico tastino, la macchina cambia volto. Da daily car sportiva passa ad auto da corsa, da rally. Siccome in video so perfettamente che non rendono né le prestazioni né il sound di questa macchina, filmiamo un po' di reazione di alcune persone. Toto che mi deve far vedere la sua macchina nuova. E ieri quel bastardo del Toto è passato sotto a casa mia senza farmi vedere la macchina. Arriva il mezzacro. Non è ancora arrivato, il bastardello, metto che era qui. Toto, dove sei? Vediamo quanto la sento arrivare. Non è questa qua perché è un'utilitaria, non è la Jeep. Per adesso non sento niente. Sento qualcosa di strano. Adesso la sento. Sento una macchina che arriva. Aspetta, dai, oddio, sento un rumore. Sento del suono molto croccante. Cazzo. Guardala là. Madonna mia. Che cazzo di casino fa, zio? Ma what the fuck? Oh, ma ti sentivo dalla... Non sei uscito dalla super, Però quanto sgasate? Madonna, raga! Bro, ma che cazzo di casino fa? È originale? Sì. Croccante, direi. Mamma mia! Ops! Eccola! Non in giro da tutto il giorno a fare così. Whisky Leunterun. Ma in realtà è anche silenzioso se voglio. Sì, ma c'è una posta qui. Guarda, senti, adesso non fa più rumore, senti. Oh, attento lì davanti. Senti, non fa più rumore. Ma meno male. Invece vedi, guarda, basta schiacciare questo magico tastino, guarda. Tu lo schiacci e accade la magia, senti. Tana, se ti incolla. Dio caro. Porca! Ma sei in mezzo al cervello! Basta! Alice, detto, vabbè, dai, sta andando. Poi porca c'è iniziato ad andare di Cristo, però. Esatto, è quello che ho fatto anch'io quando l'ho ritirata uguale. Ero lì che rideva e faccio. Cioè, Approved, questi cazzi. Ma stai così. Vedi, questa macchina ti mette il sorriso. Ti mette il sorriso questa macchina. Una cosa che siamo fermi. Devo schiacciare. Vai, schiaccia. Vai, vai. Sono pronto. Porca puttana, no, no. Madonna mia, ma c'è un certo punto che io inizio a non leggere. Minchia, va di più della Mini, quella che abbiamo provato a rally. Porca troia, se va di più della Mini. No. Va questa è solo trazione anteriore. Ma sì? Non sembra una trazione anteriore. Oh cazzo. È incredibile come faccio ad avere tutta questa trazione anteriore. Madonna, si tiene. Trazione anteriore non va, hanno detto. No, non io ho su trazione anteriore. Tira giù un po' il finestrinello.
Madonna. Capodanno, figlio. Assoluto divieto di botti. C'è il cacciatore? Sì, c'è il cacciatore. Hai visto? Dai, dai, la vuoi provare? Che figa. Segui per questo, no? Te la facciamo provare subito a launch control. Niente, cambio pilota. Ma c'è già la piedata. Attenzione, si toglie la giacca, il Michelino. Per sudore, oh, dentro la shell, e ho abituato all'apertura della Skoda. Eccoci, eccoci qua. Switch. Comunque vado in giro tranquillo. Toto, ma che io non so usarlo in, auto, in queste palette del cazzo. Guarda, cioè, per un acceleratore, le palette, ah, mettiamo, vai, metti in D. Madonna, no, ma non vedo niente davanti. Come sei messa? Sei sopra il volante, via. Occhio. Sì, vabbè, ci sta. Vai, aspetta, attiviamolo. Devi schiacciare giù tutto l'acceleratore e molli il freno. Vai. Giù, giù. Hai visto? Fuori giri. Occhio, tieni dritto il volante. Porca droga. Porca puttana. Merda! Puttana se ne va. It was at this moment that he knew he fucked up. Io c***o. Quel buco lì non l'avevo visto io. Manco io. Figa, speriamo di non aver fatto niente. No, vabbè. Ha preso un po' la secca. Adesso ci fermiamo a vedere. Le mine della vita. Vado avanti, non dietro. A me è bella, però mi fido relativamente poco. Oh, no, che figata, Toto. Bella, cazzo. A chi gliela devi far provare adesso? A Ivan? Non c'è. Non c'è mai quel coglione. Non Ivan, c'è. Non ci sei mai. Anche quando ti chiamo io non ci sei, porca puttana. Che cazzo vuoi, zio? Sono qua. Non per i coglioni, che se mi fa incazzare fra fisce, ma te lo dico io. Michi! L'ho recuperato. Vengo a prendere anche voi se non mettete like al video, capito? Bastardi. Ah, giusto. E poi me l'hai insegnato. Bisogna... Su Instagram. Esatto, me l'hai insegnato. Zio, poi tutti che mi chiedono, Ivan, ma perché ti hai così tanti follower rispetto agli iscritti? Perché lo dice. Quindi vai, ragazzi, su Instagram. Con le palette? No, così devi cambiare te. No, mettila che cambia da solo. Non cambia, esplode, se no. Tieni bene il volante come ti ho detto io. Prova a schiacciare e rilasciare l'acceleratore. E rilascia. Mamma mia, no! È bellissimo! Quanto cazzo scoppia? Ma perché? Va bene, e adesso riposteggio, faccio la retro e scendo. Non è ancora grattato giù? No. Poi che gratto io. Ti dico odore di gremo di gomma. Che profumino. Complimenti. Ragazzi, quindi che dire di quest'auto? Non potevo fare acquisto migliore. Rispecchia proprio il mio carattere, devo dire. Tra l'altro, gli ho anche già cambiato i loghi. Logo nero e logo nero. Spero di avervi intrattenuto con questo video, ma soprattutto spero che vi sia arrivato il messaggio che se volete comunque realizzare un vostro sogno, come il mio sogno era comprare un'auto un po' sportiva fino a qualche anno fa, non ci sarei mai riuscito. Invece, col tempo, piano piano, riuscite a raggiungere questi traguardi. Non sono traguardi di vita, ma sono piccoli sfizi che ci si toglie volentieri. Come vedete, di fianco lì c'è ancora la mia Skoda, appunto proprio perché l'ho data ai miei, e io continuerò ad utilizzarla proprio perché devo portare la moto in giro col carrello e con la macchina lì al gancio. Niente, ragazzi, e io vi saluto, mi vado a fare ancora qualche sparo con la bestia. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my